Vabbè, cioè io ho una domanda più che altro fuori dal contesto, cioè relativa almeno a quello che è il mio percorso, perché già ho visto comunque qualche video, sapevo oggi la sua esistenza, nel senso che... Allora esisto. No, mi limito a dire della tua esistenza perché cioè, non conosco bene i suoi iscritti, diciamo, mi limito a dire quello. Però vorrei capire, essendo comunque di due generazioni diverse, cioè, vorrei capire all'inizio, agli albori, sì, diverse, con uno stacco, Io diciamo, ho di 81 tempo. anni, quindi Quindi uno stacco di ragazzi, anche tempo, quattro no? generazioni. E vorrei, diciamo, capire come appunto, innanzitutto veniva vista da un bambino, un adolescente alla fisica, come ci si approcciava partendo dalle medie per arrivare magari a quelle superiori, come veniva studiata proprio, cioè con in assenza magari di grandi calcolatori, anche poi del singolo telefono dove qualsiasi persona cerca teoremi, eccetera, dove può andare a sfogliare tutto, cioè, come veniva vista e come l'ha vissuta lei, tutto il percorso, cioè. Devo dire che io prima di tutto ho fatto le scuole industriali, quindi ero perito radiotecnico quando avevo 18 anni. Quanti sono i periti qui? Sei Ah, vedi? in buona compagnia. E come sapete, allora fare perito voleva dire 40 ore alla settimana di lezioni, più laboratori, più officine, quello che dipendeva dalla specializzazione. Io ho fatto radiotecnica, ho studiato le valvole. Sapete cosa sono le valvole termoioniche? Sapete cosa sono le valvole? Sì. Permettono, diciamo, di regolare il flusso di un qualcosa. No, le valvole termoioniche con cui si facevano le radio una Allora mi volta, manca. i televisori, sono vacuum tubes, i tubi a vuoto, che erano il modo di fare l'elettronica negli anni 50. I transistori sono stati inventati nel 47, ma i primi erano semplicemente una prova di principio. I primi transistori commerciali erano 51, 52, anche 53, ed erano piccolini dispositivi così che sostituivano una valvola che era grande così, un tubo a vuoto con degli elettrodi in cui elettroni passavano da un catodo a un anodo controllati da una griglia. No, la griglia sarebbe come il gate di un transistor a MOS e il catodo e l'anodo come il source and drain, no? Quindi lo stesso principio poi usato nei MOS, oppure nei transistori bipolari che hanno emitter, collector e base, che però usano un principio di funzionamento molto diverso dal punto di vista della fisica quantistica. Comunque, io ho fatto quindi perito e a 18 anni sono andato a lavorare all'Olivetti. L'Olivetti a quel tempo faceva computer ed erano molto avanzati, devo dire, a livello degli Stati Uniti. Nel 59 avevano prodotto il primo computer fatto in Italia usando il transistor, allo stesso tempo dell'IBM che ha prodotto un computer fatto con il transistor anche loro nel 59. Io nel 60 sono entrato, questa è la fine del 60 perché ero diplomato a luglio del 60 e lì ho imparato, mi hanno insegnato un po' di transistor, ma lì avevo già capito che avevo studiato per conto mio, avevo anche studiato per conto mio i computer, già capivo abbastanza di computer. E a 19 anni, tutto il 1961, ho progettato e costruito un piccolo calcolatore elettronico con i transistor. Quindi questa esperienza che ho fatto a 19 anni, tutto il 61, mi ha permesso di capire un po', di capire tante cose, capire come funziona il computer. Ho progettato il 60% del computer, avevo quattro tecnici che lavoravano per me, erano tutti più vecchi di me. E quindi questa esperienza è un po' straordinaria perché non era normale per un ragazzo di 19 anni progettare un computer e costruirlo e farlo funzionare. Funzionava, perché se non funzionava io si può costruire tutto quello che vuoi, ma se non funziona. E allora, a quel tempo i periti non potevano fare l'università, ma nell'estate del 61
c'è stata una legge che ha permesso ai periti di accedere all'università e fare le facoltà scientifiche dell'università. Quindi mi sono iscritto, ho deciso che volevo fare fisica, volevo fare fisica perché volevo capire la fisica quantistica, che non avevo mai studiato a scuola, che spiegava come funzionano i transistor. Quindi volevo capire la fisica e facendo fisica, a quel tempo la fisica era 4 anni, e mi sono iscritto a quell'anno, ho cominciato a fare le lezioni, che era già a gennaio dopo le feste natalizie, perché mi sono dimesso alla fine del 61 e non capivo niente perché avevo perso i 3 mesi, delle lezioni di matematica, proprio andavo a lezione e capivo niente perché non avevo frequentato 3 mesi prima, quindi ho dovuto fare tutto l'anno, il primo anno come autodidatta e poi ho frequentato tutto il resto e le lezioni a quel punto erano lezioni come direi le faranno adesso, cioè non credo che ci sia molta differenza perché alla fine matematica e fisica, le basi, sono sempre le stesse, no? Cioè c'era il laboratorio, al laboratorio si facevano, quello l'ho fatto dal primo anno perché era cominciato dopo le vacanze, quindi non ho perso nessuna lezione, l'ho fatto, era facile. Quindi nel laboratorio si fanno le cose di base, come si misura, tutte queste cose qua che si fanno anche oggi, non c'è una grande differenza. Quello che adesso si fa molto di più è che il computer lo conoscono tutti, lo usano tutti e quindi il computer permette di fare delle cose che non si potevano fare allora. I computer a quel tempo erano ancora molto costosi. In quell'anno lì nel 61 no, non c'era ancora il mini computer. Il mini computer era uscito nel 64-65. Quindi un computer grande come uno scatolone, grande così, si poteva comprare nel 64-65. Mentre a quel tempo, nel 61-62, quando io ho cominciato, i computer erano macchinoni grandi come questa stanza e ci voleva un mare di soldi e poche università ne avevano uno. E quindi quello lì era un mistero, diciamo, per molti, ma per me non lo era perché ne avevo progettato e costruito uno, anche se era piccolo, però insomma, era un computer completo con memoria, a quel tempo le memorie usavano dei toroidi di materiale magnetico, usavano queste memorie magnetiche e quindi la memoria era di 4 kilobit per 12, erano tante scatole, cioè scatole, erano due stack di circuiti stampati più la memoria che era una roba grande così, alta così, proprio solo i toroidi magnetici più tutto il controllo, va bene, era uno scatolone che se lo mettevi insieme era grande così, solo la memoria di 4 bit. Adesso tu puoi avere un terabyte in tasca e costa $40. Allora, se uno voleva un terabyte, avrebbe dovuto spendere forse il PIL dell'Italia. 200 milioni di dollari. Un terabyte erano 200 milioni di dollari. Vi rendete conto? 200 milioni di dollari. Il disco magnetico che è l'equivalente dei flash memory che abbiamo in tasca, nel 65 i dischi magnetici che avevano 40 megabytes, erano un metro cubo di elettronica, costavano $80.000 all'uno. Cioè, ti rendi conto? E la tecnologia per fare queste cose qua l'ho creata io, dopo essere laureato, in America, alla Fairchild, si chiama MOS Silicon Gate. Il MOS con la porta di silicio, che ha sostituito il MOS con la porta di metallo, e ha permesso di fare tutto un altro tipo, cioè tutti i pezzi mancanti, le memorie dinamiche, le memorie non volatili, CCD e il microprocessore, sono stati resi possibili da questa tecnologia
era 5 volte più veloce della tecnologia precedente, potevi mettere 2 volte il numero di transistor, ma soprattutto il leakage era da 100 a 1000 volte più basso, e quindi uno poteva fare circuiti dinamici che potevano fare tutte queste cose, senza tutte queste tre cose insieme. Come ti venne l'idea? Ma l'idea di usare, l'idea c'era già, ma nessuno si era figurato come si poteva fare. Cioè l'idea base era di usare un materiale che si poteva mettere ad alta temperatura sopra da 800, 900, 1000 gradi, che fosse compatibile con il processo, in modo da fare da maschera per stabilire questo materiale, stabiliva le regioni di source e di gate e di drain, quindi quello che si chiama self-align. Cioè l'idea generale di fare un self-align esisteva già, ma nessuno si era figurato come farlo, capito? E quindi io ho usato il silicio, facendo un doping molto, molto grosso, ho usato quello per fare la maschera, e mi sono figurato il processo, che è molto diverso il processo per fare queste cose qua, da quello di prima, che devi partire, cioè la sequenza di maschere per le prime due o tre maschere diversa dalla sequenza di prima, e nessuno se l'era figurato, me lo sono figurato, mi sono trovato tutti i metodi per farlo, più invece del silicio amorfo bisogna fare un silicio policristallino, perché se no non riuscivi a fare il silicio che copriva gli steps dell'ossido, insomma tanti piccoli dettagli, e sono tutti figurati. Quanti fallimenti prima del risultato? Devo dire due o tre come sorprese, che però una volta vista la sorpresa è stato risolto relativamente facilmente. Nel giro di 6 mesi avevo il processo definito, fatto, provato che il transistor funziona, fatto il primo circuito integrato commerciale, funzionava. Quindi a luglio, sono arrivato a febbraio, a luglio ho avuto il primo circuito integrato, che poi è stato il 3708 della Fairchild, che alla fine dell'anno abbiamo venduto. Quindi una cosa relativamente facile, e naturalmente questo processo ha cambiato il modo di fare il transistor, e nel giro di 15 anni i circuiti bipolari, che erano a quel tempo il 95% dei circuiti integrati, usavano il transistor bipolare, sono stati sostituiti dal MOS. E il MOS ha dominato e continua a dominare, ma per 40 anni la tecnologia Silicon Gate è stata usata senza cambiare niente di essenzialmente niente, cioè semplicemente riducendo le dimensioni. Quindi quella tecnologia lì è stata la tecnologia che ha cambiato il mondo dell'elettronica e ha permesso di fare tutte queste cose qui. E poi il passo successivo è avvenuto negli ultimi 10 anni, 10-12 anni, perché quando le dimensioni sono arrivate sotto i 30 nanometri era necessario cambiare proprio la geometria dei transistor, cioè, quindi adesso sono verticali, per esempio, perché cioè, man mano che uno si avvicina alle dimensioni critiche, e la dimensione critica che è stata raggiunta prima è stata lo spessore dell'ossido, da quando siamo arrivati a 90, da 90 nanometri in poi l'ossido non poteva avere meno di 5 strati atomici, anzi molecolari, perché è SiO2, e quindi se uno faceva 4 strati, il tunneling, l'effetto tunnel, ti dava un sacco di leakage, e quindi doveva essere almeno un nanometro e mezzo, grosso modo, di spessore, nanometro e 10 alla meno 9 metri, un milionesimo di millimetro. Quindi insomma, parliamo di dimensioni incredibili, ci pensi, no? E quindi poi è dovuto cambiare, bisognava cambiare l'ossido, doveva diventare un ossido con una costante dielettrica molto più alta di quella dell'ossido di silicio, per avere lo stesso campo, quindi ossidi con
non so, la costante dielettrica 15, 16, 18 invece del 4, la costante dielettrica dell'osso di silicio è 4. Quindi sono tutte queste cose qua, e poi dopo anche la geometria combinata con il fondo. Oggi siamo a 3 nanometri, e non penso che si arriverà a meno di un nanometro e mezzo, basta, poi bisogna cambiare tutto. Dopo di siamo proprio alla saturazione. Sempre per le stesse questioni, diciamo, geometriche, di composizione della... Sì. Quindi per me la fisica, studiare la fisica, non è che è molto diversa da quello che si studia oggi, solo che adesso ci sono, per esempio, le equazioni dovevamo risolvercele noi con metodi numerici, facendo un sacco di conti, quindi si poteva solo risolvere poche equazioni. Adesso col computer, con tutte queste simulazioni, no, delle equazioni, queste cose qua, è molto più facile fare i conti, per esempio, quindi si possono affrontare dei problemi molto complessi perché si possono fare i conti, no? Ma dal punto di vista concettuale non è cambiato nulla. Anzi, devo dire che il progresso è stato un progresso di massa, se vogliamo, ma non di concetti, perché i concetti, la fisica quantistica... Beh, no, devo dire che la fisica quantistica, per esempio, quando io studiavo fisica quantistica, i quarks, no, che oggi sappiamo che sono particelle elementari dei protoni, dei neutroni, i quarks erano ancora in questione, non era ancora stato stabilito che esistevano, che insomma doveva essere così. Quindi quelle cose lì, cioè quello che si chiama standard model, che è il modello standard della fisica, è stato sistematizzato a metà degli anni 70. Da quel momento in poi il resto non è più cambiato. Quindi, per esempio, l'idea dei quarks, l'idea dei campi di Higgs, no? quelle cose lì, che poi la particella di Higgs è stata scoperta nel 2012, no? con il super collider di Ginevra. Tutte queste cose qua sono venute dopo, ma l'essenza non è cambiata molto. Risposta lunga per una domanda breve. Sì, sì, sì. No, io avevo un'altra domanda riguardante più che altro il fatto perché è andato in America a fare tutto questo. L'America, devo dire che non è stata una scelta, nel senso che ho deciso vado in America. Mi hanno mandato in America per uno scambio. Io lavoravo alla SGS Fairchild, che adesso è la ST Micro, l'avete sentita, la ST Micro è uno dei fornitori, cioè ancora una ditta internazionale molto buona di semiconduttori. Io lavoravo lì e alla SGS Fairchild avevo sviluppato il loro primo processo MOS, quello standard, la porta d'alluminio, e anche due circuiti integrati, i primi due circuiti integrati della SGS nel 67, e siccome la SGS era per il 30% posseduta dalla Fairchild ed era il licenziatario dei circuiti bipolari e dei transistor bipolari della Fairchild per l'Europa, avevano un rapporto tra di loro, no? C'è stato uno scambio di ingegneri, che doveva essere uno scambio di ingegneri per 6 mesi, e io sono arrivato alla Fairchild negli Stati Uniti nel febbraio del 68 e dovevo tornare 6 mesi dopo, ma lì è lì che ho inventato la Silicon Gate Technology, e mi dispiaceva tornare dopo 6 mesi. E nello stesso tempo la Fairchild ha venduto la loro partecipazione alla SGS Fairchild proprio mese prima che io dovessi tornare, e mi hanno offerto di stare. Io ho detto, voglio finire il Silicon Gate. Cioè era peraltro i fondatori della Fairchild, due dei fondatori della Fairchild, Noyce e Moore, hanno lasciato la Fairchild e si sono fatti fuori la tecnologia che ho sviluppato io. Ti rendi conto? Noyce e Moore
hanno fondato l'Intel prendendosi la tecnologia Silicon Gate, e poi non fanno finta che l'avevano sviluppata loro. Cioè, messo, perché ridete? Cioè, hai messo un po' di anni a capirlo, a dimostrare, nel senso che a esserlo riconosciuto come il vero. Anche se tutti ci racconti la faccenda delle iniziali. A quel punto, a qualche livello avevo mangiato la foglia, no? Per cui a quel livello lì, quando ho finito il layout della 4004, tra l'altro mi piaceva perché era come un quadro astratto, no? Era, insomma, una roba così non esisteva ancora, cioè nessuno aveva messo 2300 transistor, no? Collegati insieme per fare un CPU, cioè le cose che facevano prima erano molto, molto più semplici, banali, e mi piaceva, ho detto, firmo il quadro, ho messo FF, è stata una cosa naturale, poi mi è tornato utile perché quando ho cercato di dire che non l'avevo fatto io, e le firma di qua di chi è? Quindi Antonio, ricordati il prossimo sensore che fai, mettici AM, non si sa mai. Moore è quello che poi ha fatto la legge di Moore, tanto... Sì, è tanto quello di esatto, e Noyce è quello che era in campo della Fairchild, e è quello che è considerato l'inventore del circuito integrato, invece l'inventore del circuito integrato è uno degli ingegneri che si chiama Jean Ernie, che è quello che ha inventato il processo planare, cioè il modo di mettere tanti transistori, farli insieme in una fetta di silicio, ha il brevetto originale, e l'altro se un po' alla volta se ne è impossessato, cioè non il brevetto, perché il brevetto è, però ha fatto come finta che l'altro non esistesse, come hanno fatto la stessa cosa verso di me, io non ho fatto niente, hanno fatto tutto loro, quindi... Capisci? Questo è il mondo del business anche in America, soprattutto verso uno che viene da fuori che non può difendersi, no? Perché io ero un ragazzino di 26 anni, figurati cosa sono io di queste cose. Io... Un po' ricorda la vicenda Meucci Bell. Beh, un po' sì, anche se non so veramente la storia. No? No, lì fu un problema di soldi, che Meucci non aveva i soldi per il brevetto. Esatto. E quindi Bell in qualche modo glielo... L'ha fatto lui. comunque è così spesso. Quindi. Pensando un po' alla sua carriera, notavo, diciamo, questa differenza rispetto a tanti altri, che magari poi non sono diventati famosi, che per cause legislative, lei, dopo che ha fatto l'Istituto Tecnico Industriale, sì. Non ha iniziato magari subito l'università, ma ha prima iniziato a lavorare. Ma non si poteva andare all'università. I periti non erano accettati all'università. Noi eravamo cittadini di secondo grado. Io sono stato l'unico a laurearsi in meno di 4 anni a fisica ed ero un perito. c'è però un dato, che i periti di allora hanno fatto l'Italia. Esatto. Cioè, perché il livello di perito industriale in Italia equivaleva al laureato di molte altre nazioni. Il migliore progettista della SGS Fairchild era un perito, va bene? E lui ha creato molte delle tecnologie della SGS, della ST Micro, per esempio anche i MEMS li ha creati lui, i circuiti più complicati, diciamo, analogici, no? Gli amplificatori operazionali, no? Originali, li ha fatti lui, cioè c'è un sacco delle cose queste qua, e anche l'Olivetti, i periti erano quelli che avevano in gran parte progettato i vari computer, i vari pezzi, quindi i periti erano assolutamente, assolutamente in gamba, va bene? E di fatto, sai, uno che lavora, fa 40 ore alla settimana di lezioni e laboratori e più compiti in casa. Io andavo a letto alle 11 ogni sera, mi alzavo alle 6 per 5 ore, ammazza. Per cui, per quello io ho cominciato l'università in gennaio del 62 e mi sono laureato a ottobre del 65.
Nessuno, ma a fisica nessuno si laureava a ottobre, i più bravi uno o due si laureavano a febbraio e la gran parte, noi siamo partiti in 120, ci siamo laureati in 15, io mi sono laureato in meno di 4 anni, due si sono laureati a febbraio e l'altro, un altro o due a giugno e poi tutti gli altri in 5, 6, 7 anni. Quindi, insomma, ed era gente brava, che lavorava, cioè che si dava da fare, non è mica... Quindi 15 su 120 ce l'hanno fatta in 7 anni, da 4 a 7 anni. Quindi, grazie. più o meno, diciamo, per me, le motivazioni per le quali mi sono iscritto alla facoltà di fisica sono più o meno le stesse. Mm-hmm. Diciamo, quello in cui... non mi rivedo, diciamo, non mi rispecchia nella storia, purtroppo, è il fatto che io non abbia mai iniziato prima dell'università appunto a mettere mano direttamente su quella che prima appunto era una tecnologia mai vista. In realtà noi saremmo anche più facilitati in questo, cioè nell'avere a che fare, nell'interfacciarsi con queste nuove tecnologie, però purtroppo a me non è capitato. Quindi vorrei capire, diciamo, la scoperta, diciamo, di tutto quello che hai elencato prima. Mm-hmm. È dovuta sia allo studio in fisica, però anche a questa manualità che è... Assolutamente. Vabbè, io la mia manualità risale a quando avevo 11 anni, ho visto un aeromodello volare, e io sono stato colpito, cioè io amavo gli aerei, cercavo di capire come fanno a volare, ma non avevo ancora immaginato che un giocattolo potesse volare, no? Quindi, quando ho visto un giocattolo che vola, è stata una scoperta, quindi... Io ho voluto crearmi un primo, ho voluto farne uno, naturalmente con materiali di fortuna che avevo a casa, ti puoi immaginare se volava quello lì. C'era quello che aveva fatto volare l'aeromodello che passava, e ho detto, fammi vedere cos'hai, gli ho fatto vedere. Si è messo a ridere. Guarda, compra un libro, ti dico, compri là il manuale dell'aeromodellista moderno, e ti spiega come fare, poi ti compri materiali in quel negozio lì e dopo come fai tu, no? E io ho fatto così e 6 mesi dopo il secondo modello che ho fatto, il terzo modello che ho fatto volava. Ma non avevo i soldi per comprare le scatole di montaggio, no? Dovevo cominciare a immaginarmi il modello. Io invece di fare il compito di latino, mi facevo i disegnetti dei modelli che volevo fare quando avevo 12 anni. E dopo mi andavo a comprare i materiali, mi facevo la colla perché costava troppo, quindi la colla si fa, c'era la ricetta nel libro, prendendo la celluloide e sciogliendola nell'acetone, quindi le bambole di mia sorella, le bambole delle amiche della mia sorella hanno fatto la fine della colla. E quindi i miei modelli avevano sempre un rosato, no? Perché le colle mie erano color rosa. Quindi la metodologia nostra di usare i laboratori anche per gli studenti. Io a 12 anni sapevo come si fa un prodotto, dalla concezione, dall'immaginazione alla produzione e a volare, testing e a godere del risultato. Io non ho mai comprato scatole di montaggio, adesso negli ultimi 20 anni ne ho comprate perché non ho tempo, no? Ma ogni tanto mi invento un modello, me lo faccio dall'inizio, no? Ma uno su 10, uno su 20, non ho tempo, ma sì. Mi piace perché proprio mi fa gusto fare una roba che una roba strana, so, con 4 ali, no? Ma... Posso chiederle una cosa? Cioè, secondo lei, a cosa, cioè, ha mai pensato a cosa è dovuta questa cosa? Cioè, perché magari uno nasce a così. Lei è venuta l'idea... Uno nasce così, no? Scusa, a un certo momento, in quel campetto dove volava sto aeromodello, eravamo in 6 ragazzini che giocavamo a pallone, no? Voglio dire, io mi sono innamorato, gli altri hanno guardato e hanno continuato a giocare col pallone. Cioè, voglio dire, a un certo momento, no? Sì, ognuno ha una certa predisposizione, una certa capacità, e ognuno di noi ha dei doni, ognuno di noi ha dei doni particolari, doni speciali. Dobbiamo trovare i nostri doni e dobbiamo andare
assecondare i doni che abbiamo e creare quello nella nostra vita, quello che sentiamo di dover fare. Non è che ci sia di più o di meno, siamo diversi, ognuno deve trovare la propria diversità e esprimerla nel meglio possibile. Questa situazione che dobbiamo fare, non è una cosa anche di tipo time management e che facciamo ogni giorno? Perché se io voglio giocare a pallone, sì, può giocare a pallone, ma è una cosa di, diciamo, decisione, se io ho letto un libro o gioco di pallone. E ora viene la domanda, e quali sono tipo i consigli per fare uno better time management, diciamo così, perché praticamente lei ha creato una cosa che necessita deep work. Non so come dice deep work in italiano. Non lo so in italiano questa cosa, ma... puoi chiedere anche in inglese. Like some tips, because to be honest, like it's something incredible, and this is like basically to have a deep work, it's mandatory, right? You cannot create something like this with shallow work. No, it's deep work is necessary. So how were you able to develop that kind of deep work to stay there and to remain in such a focused way there? And if you can help us, because beside the physician parts and stuff like this, we are everybody here, but not everybody is studying engineering. So this is like an advice for all of us. Frankly, I don't know. I mean, I never asked myself that question. For me, I want to do this. I want to do it. I love what I'm doing. I do it. You know what I mean? Okay. Well, what do you need? You need to love what you want and do it. Io in realtà mi sono comportato perché vado male, perché ho fatto lo scientifico, non sono un perito. Mio padre insegnava filosofia e storia al liceo Pigafetta. Mio padre ha tradotto l'Ennea di Diplotino. Mio padre ha scritto il corso di filosofia per gli studenti, i tre volumi del corso di filosofia, di storia della filosofia, per i licei, che è stato adottato in tutta Italia per molti decenni, è stato uno dei testi più utilizzati. Magari qualcuno più o meno della mia età, ma quasi, ha studiato sui testi di mio padre. Mio padre ha scritto una quarantina di volumi, quindi io vengo da una famiglia in cui dire io voglio fare industriali, mio padre non voleva, mio padre voleva che io facessi il liceo, perché le scuole industriali avevano la reputazione che, insomma, erano degli industriali, no? Allora, ma io mi sono imposto, ho detto no, papà, neanche per sogno. E io ero la pecora nera della famiglia, nel senso che non avevo nessun interesse per l'aspetto, come dire, filosofico. Io da bambino, quando avevo 4 anni, avevo deciso che le macchine le potevo capire, gli uomini no. È vero. Quindi volevo fare macchine, perché le macchine potevo capire, mentre i bambini mi facevano i dispetti, i grandi erano cattivi. Allora io faccio le macchine e sono contento. Per un po' sono stato contento a fare le macchine, però dopo no. Che non hanno coscienza. Esatto. Ma c'è voluto un po' di spoiler. Quando è avvenuto il ritorno alla filosofia? Beh, è venuta con l'esperienza del risveglio, no? Ma quella che racconti nel libro. Quella che racconto nel libro. Poi ci metti un po' di firme. Sì, ma quell'esperienza lì è venuta... perché c'era una ragione. La ragione è che io, quando
Io prima ho fatto l'inventore, insomma, ho fatto la persona che avevo poi. Nel 74 io ero a capo di 2/3 della ricerca e sviluppo dell'Intel. Avevo 80 persone che lavoravano per me, avevo 32 anni, e 60 di queste 80 erano ingegneri, fisici, eccetera, no? Quindi avevo un bel gruppo nutrito, però facevo solo prodotti o tecnologie, non è che non gestivo un'azienda, no? L'Intel era una ditta che faceva memorie, ha fatto i primi microprocessori, li ho fatti io, però non aveva ancora capito che i microprocessori erano il futuro. Quando io nel 72 ho immaginato l'80-80, che è stato il primo microprocessore di grandi prestazioni, l'Intel non lo voleva fare. Io ci ho messo 9 mesi a convincere i miei capi a farmi fare il prodotto, che era il primo microprocessore di seconda generazione, che ha veramente fatto partire il mercato. Ho usato anch'io. Esatto. E che era 6 volte più veloce dell'8008, aveva tutte le caratteristiche giuste per risolvere un sacco di problemi. Ci ho messo 9 mesi. Io ho detto, adesso non voglio mica perdere altri 9 mesi per la terza generazione. Io ho detto, signori, io me ne vado, creo la mia azienda. Cioè, creare un'azienda però è diverso di che fare solo un prodotto, no? Quindi devi trovare i soldi. E come li trovi i soldi se non li hai mai trovati? Mi ingegno, no? E quindi ho dovuto, partendo da zero, sono riuscito ad avere i soldi per partire, ho messo insieme 11 persone, un anno dopo avevamo la Z80 che è ancora in produzione oggi, è uno dei pochi microprocessori che è ancora in produzione quasi 50 anni dopo la sua introduzione, e la Z80 e 3 anni dopo eravamo 1100 persone. Quindi crescere da 11 persone a 1100 in 3 anni, i miei capelli sono cominciati a imbiancare. vuol dire muoversi in fretta, vuol dire imparare sbagliando, imparando, e quindi è stata una crescita pazzesca, e questo mi ha portato a parecchio successo, perché dopo 5 anni io ho venduto, perché la ditta che aveva la gran parte delle azioni era la Exxon, quella che vi mette la benzina nella macchina, l'Esso italiana, che dipende dalla Exxon Mobil, adesso non era Exxon Mobil allora, ma era Exxon solo, e loro, insomma, la storia lunga. Io quando avevo prima di 40 anni avevo raggiunto tutti gli obiettivi che uno dovrebbe essere contento se li raggiunge. Avevo una bellissima famiglia, tutti sani, ero diventato economicamente indipendente, nel senso che avendo venduto il mio stock alla Exxon, la mia percentuale della ditta alla Exxon, io non avevo più bisogno di lavorare per il resto della mia vita. Quindi è un raggiungimento non indifferente, ma solo quando uno ha questo raggiungimento comincia a chiedersi, ma allora io voglio lavorare o no? No, perché finché uno non è, deve lavorare per magna, no? I milanesi dicono laura per poter magna. E invece quando uno può magna senza lavorare, allora ha una scelta, se no non hai una scelta. Quindi per me è stata questa transizione, e poi a quel punto ero abbastanza conosciuto, avevo creato una ditta che aveva di successo, la Z80, la Z8, l'80-80, tutto il resto del Silicon Gate Technology, insomma, nel circolo di chi sapeva ero apprezzato e conosciuto, quindi non c'era nessun problema, quindi ero famoso, ricco, bella famiglia, ma non ero mica contento. La mia domanda riguarda questa, cioè c'è no, stato no, un momento... ancora finito, caro. Ancora finito. Assolutamente. Allora, per un periodo, direi un periodo di parecchi anni, facevo finta di essere felice, perché
ovviamente avevo tutto, dovevo essere felice, no? E lo facevo finta, no? Cioè non volevo vedere dentro, non volevo vedere la sofferenza che avevo dentro di me. Perché soffrivo, non ero contento, ma non sapevo perché non ero contento, non avevo nessuna ragione di non essere contento. Ho cominciato un'altra ditta nell'86 che si chiama Synaptics, la ditta che ha inventato poi i touchpad, i touchscreen, quelli che usate tutti, e quindi anche quella ha avuto molto successo, però all'inizio io volevo fare un computer che impara da solo, usando le reti neurali, a un tempo in cui le reti neurali, chi faceva intelligenza artificiale considerava le reti neurali una stupidaggine. Ma chi? Ma cosa vuoi usare le reti neurali? Devi essere un coglione per usare le reti neurali. E guarda un po', sono quelli che hanno risolto il problema, ma ci sono venuti altri 20 anni prima di risolvere il problema. Ma noi l'avevamo risolto allora, ma solo che non si poteva, cioè non c'era modo di, io non l'ho trovato, 30 anni dopo non è stato ancora trovato, il modo di fare circuiti integrati analogici dove si poteva con pochi blocchi, con pochi chip, creare tutta la varietà di circuiti, di sistemi intelligenti. Cioè bisognava fare un circuito custom per ogni problema, e quello non era economicamente, non era feasible. E quindi ho dovuto abbandonare quella strada, anche se funzionava perfettamente. Con un transistor facevamo una moltiplicazione, un'addizione, uno storage da 3 a 4 bit equivalenti analogico. Non era necessario avere una memoria, prendere operazioni dati dalla memoria, operarli, poi portarli in memoria. E si faceva tutto con pochi transistor, un milione di volte più meglio, a parte la potenza che era molto più bassa, ma anche come capacità di calcolo, un milione di volte meglio del digitale. Però non si poteva fare con pochi circuiti un sistema che potesse funzionare. Quindi ho dovuto abbandonare il campo e scegliere un'altra strada, oppure chiudere la ditta. Ho scelto un'altra strada, abbiamo inventato il touchpad, touchscreen, quindi abbiamo fatto benissimo, la ditta adesso fa 1,5 miliardi di fatturato. Ma all'anno, quindi quello va bene, ma a quel tempo io non essevo contento, avevo studiato neuroscienza, avevo letto questi libri ti spiegano come funziona il cervello e ti fanno pensare che i segnali elettrici del cervello sono equivalenti alla nostra coscienza di quello che succede. Io quando mangio un pezzo di cioccolata posso spiegare come posso riconoscere la cioccolata dai segnali elettrici prodotti dalle papille gustative, dal neural network, ma però non ti può spiegare il sapore della cioccolata. Il sapore della cioccolata è come noi capiamo cos'è la cioccolata. La capiamo dal sapore, non dai segnali elettrici. I segnali elettrici ci permettono di riconoscere la cioccolata una volta che l'abbiamo conosciuta, ma basta. Ma il sapore da dove viene? Il sapore non è uguale ai segnali elettrici. E allora mi sono reso conto che c'è un buco in come la scienza spiega la coscienza, che la coscienza sta nel sapore della cioccolata. Se io provo amore per un figlio, l'amore non è i segnali elettrici che provo, l'amore che provo non è i segnali elettrici è un correlato fisico di una esperienza cosciente, E siccome ero scontento, anche quello è un problema di coscienza. La scontentezza non è... ci sono segnali elettrici che sono correlati al fatto che mi sento scontento, ma allora cos'è la coscienza? Quindi ho scoperto quello che si chiama il problema difficile della coscienza, che è il problema di capire la natura dei qualia, cioè dei sentimenti e delle sensazioni. Questo era verso la fine degli anni Ottanta. Il primo filosofo che ha scritto di queste cose è stato David Chalmers, ha scritto un articolo nel 95 definendo il problema difficile della coscienza, ma io l'avevo già capito, perché l'avevo capito su di me. Però non essendo un filosofo non ho scritto un articolo, ci pensavo, e nel 90
io ho avuto la risposta attraverso un'esperienza di coscienza che mi ha fatto vedere che la coscienza è molto di più di quello che pensavo, perché a quel tempo io ero un materialista, pensavo che la coscienza è un fenomeno del cervello, come ci raccontavano i neuroscienziati, i fisici, cioè tutto il materialismo ci dice che la coscienza è un fenomeno che avviene nel cervello, in qualche modo, ma in realtà la coscienza è come la schiuma sopra le onde del mare, no? Le onde del mare producono la schiuma, ma quello che importa sono le onde del mare, la schiuma non serve a niente. Questa esperienza è stata una cosa fantastica perché mi ha fatto capire che la realtà non è assolutamente come ce l'hanno raccontata. La racconto, anche se è una cosa un po' privata, ma l'ho anche scritta, quindi. Ma è importante perché mi dà il senso di cosa vuol dire. Io a quel tempo, come ho detto, ero scontento, volevo capire cos'è la coscienza, ero proprio, volevo capirlo per capirlo, non perché volevo fare un prodotto cosciente o quello che era. Non era quello il problema, volevo capire. E una notte, siamo nel 1990, ero con la famiglia al lago Tao, dove ci sono le montagne per sciare, per le vacanze di Natale. Una notte mi sveglio, mezzanotte, avevo sete, sono andato a prendere un bicchiere d'acqua, sono tornato a letto, mentre cercavo di dormire, e così a un certo momento, dal petto mi esce un fascio di luce scintillante, che è un amore così profondo, così incredibile, va bene, che usciva da me proprio, lo sentivo fisicamente, poi scoppia e questa energia fatta di punti scintillanti bianca copre tutto l'universo, no? E io, ma io sentivo il mio amore era anche fuori, quindi io osservavo quello che ho immaginato, l'universo che sa di amore, anche gioia e anche pace, un senso di sono a casa, questa energia è incredibile. Quindi, e il mio corpo vibrava, cioè vibrava con questa esperienza, e ho capito che io sono l'universo che osserva se stesso con il mio punto di vista. Quindi in questo momento io posso dire, dopo 30 anni di lavoro, per cercare di capire e concettualizzare e capire questa esperienza, che noi siamo una parte tutto, del tutto, cioè di tutto ciò che esiste, con un punto di vista che è la nostra identità. La mia identità è un punto di vista del tutto sul tutto. E questo lo posso dire dopo aver avuto molte altre esperienze di coscienza straordinarie, un po' come questa, ma questa è stata quella che mi ha fatto capire che quello che pensavo della coscienza prima non aveva niente a che fare con quello che questa esperienza mi ha rivelato. Questa esperienza mi ha fatto vedere che la coscienza è fondamentale. Però dopo 20 anni di lavoro e di studio, spendendo il 30-40% del mio tempo, mentre conducevo anche queste ditte, due ditte nel frattempo, io ho capito che questa coscienza e il libero arbitrio che va insieme alla coscienza devono essere proprietà fondamentali della natura. Cioè, non si possono spiegare in maniera più semplice del fatto che esistono. Sono loro, perché sono la coscienza è quello che ci permette di conoscere da dentro la realtà. Siccome anche la scienza vuole conoscere, come può conoscere se non ha la coscienza? La coscienza è quello che ci permette di conoscere. Quindi la coscienza è fondamentale. Tutto il resto viene dalla coscienza e dal libero arbitrio. E da queste entità coscienti che vogliono conoscere se stesse, perché uno vuole conoscere se stesso. Quindi uno, la totalità di ciò che esiste, volendo conoscere se stesso, emana queste entità, sono come le monadi di Leibniz. Leibniz è l'unico filosofo, scienziato, matematico, che ha capito che invece delle particelle elementari, che oggi i fisici
dicono sono i campi quantistici delle particelle elementari, perché i fisici oggi dicono che, per esempio, gli elettroni non esistono come particelle, gli elettroni sono stati dei campi. Il campo è l'ontologia, l'elettrone è uno stato del campo e gli stati dei campi sono connessi da dentro con l'entanglement quantistico. Cioè l'entanglement quantistico è che la proprietà, una delle proprietà quantistiche della natura che non è presente nei computer o nella fisica classica, questo entanglement è quello che distingue la fisica quantistica dalla fisica classica. La fisica classica sono oggetti, questo è un oggetto macroscopico che è fatto di tanti stati di campi che noi gli diamo la forma attraverso i nostri sensi e il cervello, creiamo questa forma. E questa forma però esiste come esperienza nella coscienza. La coscienza non è nel corpo, la coscienza è un campo quantistico che può prendere informazione condivisibile, che sono le onde elettromagnetiche, quelle che chiamiamo particelle, eccetera, che ci sono in questa realtà, e le trasforma in un'esperienza, colore, forma, suono, tutte queste cose. È personale. Che è assolutamente irreplicabile. Esatto. E quindi neanche un computer può essere costruito. No, il computer è uno strumento classico. La fisica classica è deterministica, mentre la fisica quantistica è indeterministica. Cos'è? Mi sembra che è l'ora di andare a cena. Certo, saremmo qui molte ore a parlare. Finita con le lasciamo a Bob. A questo punto dovete leggere il libro. Avete capito? Io sono venuto qua per farvi comprare il mio libro. Alcuni sì l'hanno letto. È stato positivo. No, adesso a pranzo con quelli che si siedono insieme possiamo anche continuare a parlare. La maggior parte andranno a giocare a pallone per questa sera. Però non per giocare a pallone, per cercare qualche danno. No, loro hanno partecipato a un incontro come questo informale con David Orban, che l'altra faccia della realtà. Lui parte dall'idea che la realtà è descritta dalla fisica classica, dal computer, e quindi crede che il computer nel futuro sarà cosciente, addirittura che potremo scaricare la nostra coscienza del computer e vivere per sempre, per esempio, che è il principio del transumanesimo, che è un'idea che non ha nessun fondamento scientifico, perché tra l'altro negli ultimi 2-3 anni, insieme a un fisico famosissimo del mondo dell'informazione quantistica, noi due abbiamo creato la prima teoria della coscienza e del libero arbitrio, che è descritta in un articolo per fisici un po' maturi, perché sono quelli che bisogna convertire per primi, e questo è poi nel libro irriducibile. Questa teoria è descritta in maniera comprensibile per insomma, chi ha una cultura scientifica normale, diciamo, e quindi questa nuova teoria dice che la coscienza è un fenomeno quantistico, esiste in una realtà quantistica da cui emerge questa realtà fisica, che è una realtà più vicina a una realtà virtuale che non a una realtà vera. La realtà più profonda è la realtà dell'esperienza, della coscienza. Il corpo esiste nel campo della coscienza. È esattamente l'opposto a quello che dice la scienza. Perché la coscienza deve esistere nel corpo, secondo la fisica, invece è il corpo che esiste nella coscienza. Ma guarda un po'! È l'opposto. E l'indeterminatezza. E l'indeterminatezza ci dà la possibilità del libero arbitrio. E quindi il futuro non è ancora scritto.
mentre lo scienziato vorrebbe poterci dire qual è il futuro. La sì, plus. Il futuro delle piccole cose. La plus che voleva. La plus che voleva, esatto. Per esempio, c'è la C. E questo è deterministico. E questo è deterministico. Bene, andiamo a